voci che chiedono pace, occhi che guardano al futuro, cuori che sperano in un mondo migliore. Sulla scalinata del Teatro Piccini, il coro degli alunni delle quinte classi della scuola elementare Piccini ha eseguito i brani Bambino nel vento, Blowing in the Wind e Risposta, in occasione della giornata della memoria. Nastrini colorati al polso, verde, bianco e rosso, che ricordano la bandiera italiana, una nazione, la nostra, che non dimentica gli errori del passato. E quella che è stata una pagina scurissima della vita dell'umanità non si ripeta. Purtroppo al giorno d'oggi ancora vediamo situazioni nelle quali le deportazioni, le violenze sono all'ordine del giorno, ma noi non dobbiamo demordere, insegnare ai nostri ragazzi che con la forza, con la violenza non si ottiene nulla, ma è la persuasione, lo studio, la ricerca della pace, dell'accordo, che i popoli possono andare avanti, che il nostro mondo può avere ancora una speranza. Sempre in mattinata gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole elementari Piccini e Corridoni hanno animato un flash mob in piazza del Ferrarese per affermare l'importanza di ricordare, per costruire un mondo migliore e un futuro di pace. Il Comune di Bari, che ha organizzato una serie di eventi in città nella giornata della memoria, ha anche in cantiere un progetto di formazione destinato anche ai docenti, che coinvolge direttamente le scuole. È un progetto che è iniziato alcuni mesi fa con 5 scuole baresi, è una serie di associazioni che si occupano di storia e antifascismo. Siamo molto contenti perché da quest'unione tra le scuole e le associazioni c'è stato uno scambio generazionale, proprio per evitare che si dimentichi quello che è stato quelli che sono stati gli anni 40 in Puglia e tutti i temi legati ai profughi e al fascismo. Vi ringrazio per essere venuti qui e per ricordare a tutti noi, a tutta la città, quello che è accaduto tanto tempo fa e che non deve accadere più.